Buongiorno amici miei, come state? Allora, io ho la mia faccia distrutta, un santo subito distrutto di qua perché è fidanzato con me e una bella luce del mattino, vi salutiamo. Allora, sto facendo il video con la videocamera, quella buona, diciamo, perché il santo subito mi comprerà il computer e anche il telefono nuovo. Se alzate l'audio in questo momento in sottofondo avrete sentito un forte sospiro, come per dire, mamma che cazzo mi ha fatto fare. Comunque, detto questo, no, raga, cioè io avevo in procinto di prendermi il cellulare, poi si è scassato il computer perché giustamente si deve trovare preciso, quindi il cellulare anche in un'altra vita. No, ma in realtà questo è il mio amore unico e va benissimo, non è un problema. Solo che ha la frontale con cui io di solito faccio video, che non è proprio sta meraviglia. Perché quant'è questo qua di frontale? Non mi ricordo. Non mi ricordo quant'è di frontale. Cioè, quella esterna che è ottima, quell'altra. E allora penso ogni tanto, dato che mi sono portata sta videocamera appresso, che l'hanno pagata l'ira di Dio e me l'hanno regalata la famiglia dei Santi subito insomma, alla mia comunione, sì, come a cresimo, ci vorrebbe una bella cresima, ma una botta in fronte di quelle potenti. Gigina e Franceschina ancora non si mettono d'accordo stamattina, i miei due neuroni. Stavo dicendo. Che stavo dicendo? Vabbè, noi stiamo facendo questi vlog perché adesso siamo in ferie e vi vorremmo far compagnia in qualche modo, perché in realtà ci fate compagnia pure voi a noi e quindi così facciamo qualche video. E niente, io mi volevo pigliare, vi stavo dicendo, il telefono, ma non perché non funzioni bene, questo qua è un telefono ottimo. Anzi, se vi devo consigliare, se dovessi consigliarvi un marchio di telefono buono, OnePlus è ottimo, però questo qua costava tanto e all'epoca mi hanno regalato questa videocamera stupenda per la laurea, non era come io, la laurea, e quindi la voglio anche utilizzare, visto e considerata che per non lasciarla a casa me la sono portata. Anche se ho qualche difficoltà perché mantenere questa qua, insomma, ci vuole un bel braccio di quelli possenti. Anche se mi sta toccando la ciccia in questo momento. Grazie, amore. Ma stai disegnando Non era mus non è muscolo. A me i muscoli si sono nascosti in questo periodo dell'anno. Cioè, in realtà si sono nascosti da 34 anni a questo momento. Non ci facciamo caso, vi dicevo, quindi per mantenerla ci vuole un po' e io geniaccio tengo il treppiedi, quello più pesante. Io mi sono portato il treppiedi del cellulare perché io uso questo per lo più per fare video e mi sono scordata di portarmi quello più strong, che prese da AliExpress. Adesso se io lo vado a prendere su AliExpress mi arriva quando diciamo quando è finita la pandemia, che mi auguro che finirà prima o poi sta cosa bruttissima che ci sta affliggendo. Però per farvi capire non è che mi arriva domani con AliExpress e onestamente ho visto, cioè Amazon non è arrivabile, cioè me li fa pagare tantissimo. E allora devo arrangiare un poco così, però la voglio utilizzare perché è veramente un peccato, anche perché all'epoca questa cosa costava quasi quanto al computer, quindi mi sembra il caso di utilizzarla. Detto ciò, amici miei carissimi, stamattina, come avete visto, abbiamo fatto una colazione un poco alternativa, molto alternativa. Sono iniziate le vacanze, ce la siamo presa così stamattina. Oggi il santo subito andrà a correre. Io sto aspettando e sto aspettando i rinforzi da giù perché la famiglia dei Santi Subito, i mitici, cioè, ci sono venuti, diciamo, in soccorso e deve arrivare un pacco. E quando arriverà quel pacco, vi faremo la parte di video, vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Perché io non lo so, ma so che la mamma ci ha mandato tutti i prodotti tipici che si cucinano in questo periodo. Perché io non è che non li volessi fare, però dato che siamo solo in due,
Lei ha detto giustamente: io mi trovo a farle, ne faccio di più e ve le mando. Mi dica mamma santa subito. Detto questo, quindi poi dopo vi facciamo vedere che cosa ci hanno mandato. E dovrebbe arrivare perché ho visto che il pacco sta nei dintorni qua. Quindi in teoria in giornata dovrebbe arrivare e magari poi lo vediamo insieme. Il santo subito dopo si va a fare la corsetta e quando torna lui vado io, così se dovesse arrivare il pacco, insomma ci andiamo a fare un poco di attività motoria perché come avete visto stamattina ci siamo alzati, ci siamo fatti questo bel pezzo di pastiera che una mitica collega del santo subito gli ha portato, che lei è di giù, e l'ha fatta e ce l'ha mandata, quindi ci ha fatto arrecreare, come si direbbe dalle mie zone, cioè veramente stamattina la pastiera ci voleva. Noi adesso saremo in ferie fino al 6, mi sembra, quindi siamo in casa. Io vi devo girare il video di Shane, ve lo sto dicendo sempre, raga, ma tra una cosa e l'altra ancora non lo giro. Mo' devo andare a mettere a posto i panni sullo stendino e metto lo stendino fuori perché è una bella giornata e mi voglio lavare tutti i panni che non sono riuscita in questo periodo perché era umido, adesso sta uscendo un poco di sole e in questi giorni, devo dire la verità, è un sole pure abbastanza caldo, anche se ho visto che le previsioni portano per Pasqua un po' di movimento. E per il resto, raga, niente, noi non vi ripeto, cioè la nostra decisione è stata quella di non scendere per varie cose, e anche se la nostalgia ci sta, raga, cioè nel senso avremmo voluto scendere a casa, però poi andiamo là pure ci sta la zona rossa, cioè comunque è un casino, raga. E quindi alla fine siamo rimasti, dimmi. Ah, lui canta, va bene. Sta giocando ad un gioco meraviglioso che io non vi dico di scaricare perché sennò ci perdete la vita vicino. È questo qua, aspettate che mo' vi faccio vedere visto che tengo. No, lo so, però può piacere a qualcuno. Ovviamente sta a fianco alla mitica Just Eat. È questo qua, Mobile Legend, questo che sta vicino a Sneak, qui, dov'è il mio ditino. Ed è insomma un gioco ganzissimo e noi ogni tanto ci facciamo le sfide col santo subito e lui ci gioca ogni tanto pure per passare un poco di tempo e stamattina abbiamo pagato l'affitto quindi se ne sono andati i nostri bei 500 euro. Siamo felici, certo, come no? Detto questo, nulla, regà, adesso vi saluto. Poi quando arriverà il pacco vi faccio vedere un poco che cosa arriva. E nulla, raga, non tengo altre cose da dirvi, cioè nel senso sto parlando già troppo ed è primo mattino e vi voglio lasciare in grazia di Dio. E ci sentiamo più tardi, ciao. Amici, sono felicissima! Allora, vi faccio vedere, è arrivato il regalo di compleanno del santo subito, che io me la stavo facendo addosso perché lui con le ASICS ha problemi con, come posso dire, le ASICS una volta porta 42 e mezzo, ma dato che queste qua avevo letto che ci voleva una taglia in più, non sapevo quale prendere. Vi piacciono? Mi piacciono le scarpe nuove del santo subito? Sono bellissime, girate, amore.
Sì, che belle. Se sentite il bordello e la lavatrice, ovviamente il pavimento Sì, fa no, sempre ma più schifo. Che bello, sono felicissima. Andiamo, sando subito, sando subito. Yeah, fallo vedere, fallo vedere. Sando subito. Yeah, sono felicissima, regà. Una volta tanto ho azzeccato una cosa nella mia vita. Amici miei, arieccime. Allora, se non vi siete messi paura stamattina, non vi preoccupate, vi faccio mettere paura adesso. Questa cosa ancora non si è levato. Allora, qua la giornata è stupenda, ma proprio bellissima. È andato il santo subito a farsi la corsetta, poi sono andata io a farmi la passeggiatina qua nei dintorni. No, puoi stare, puoi stare, non è un problema. Il santo subito stava guardando il suo idolo. No, sto scherzando. Siamo ancora in attesa del pacco. È arrivato un pacco importante, però deve arrivare quello forse anche più importante. Sì, perché c'è stata roba da mangiare, giustamente. E quindi niente, ragazzi, in attesa, io adesso mi svesto, mi rimetto il pigiama tenerone e vado a mettere i panni fuori a stendere. E poi vi faccio vedere che cosa mangiamo oggi, perché ho cotto un tipo di fagioli che ho trovato all'Eurospin che si chiamano fagioli occhio, all'occhio, solo io non li conosco. Vabbè, io sono ignorante, raga, e non fa niente, lasciate un po' di ignoranza ogni tanto in questo mondo di saccenza. Detto questo, vorrei dopo vedere come sono. Io l'ho assaggiato ieri dopo che li avevo cotti e avevano veramente un ottimo sapore. Tra l'altro, con una confezione ci è uscita una bella, insomma, una bella quantità, quindi penso che ci mangeremo 2 volte. E faccio scarola e fagioli, che è una cosa che a me al santo subito piace tantissimo, infatti ve la consiglio perché è troppo buona. E però non so che metterci, cioè facciamo solo quello, no? Secondo no, ce lo mangiamo stasera il secondo. E stasera per secondo che facciamo? Che ne facciamo fino a stasera? Il dubbio del momento. Adesso ci Qualcosa penso. pescate? E poi ti faccio. Allora c'è la ricotta, ma quella ce la mangiamo con così, ci sta il prosciutto cotto. Quindi faccio domani pasta, prosciutto cotto e ricotta con le zucchine. Che posso fare stasera? Ah, il girello posso fare stasera. Con la verdurina, tipo le carotine, così faccio la cremina. Come l'ho fatto l'altro, le fettine, quelle, come si dice? Le scaloppine, Sì, come si chiama? non scade Vabbè. niente, non scade Eh? Che scada, io, cioè, mi ricordo niente. Un pollo. la ricotta. Ah, il pollo, però c'è tempo ancora. Vogliamo fare prima il pollo stasera? Vabbè, stasera magari faccio il pollo. L'altra volta l'ho fatto proprio buono al latte. Stavolta lo faccio impanato. A me non mi piaceva. Non ti è piaciuto? Troppi funghi, Troppi troppi funghi. funghi. Ma perché erano troppi Solo funghi? funghi Troppa ci sono. verdura per te. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, mo vedo un attimo che cosa posso inciarmare, perché tengo, vi faccio vedere, tanto ormai sto vlog è molto easy, molto casereccio. Allora tengo questo qua che non l'ho congelato, quindi secondo me va mangiato, questo pollo qua, che è il petto di pollo, questo della Madonna, classico questo qua. E quindi stasera magari faccio questo con qualcosa vicino, adesso vedo, di verdure. E poi non lo so. Ah, vi faccio vedere i fagiolini, questi qua, occhio che ci ho messo la pellicola. Cioè, questa cosa è piena, quindi con una busta c'è uscito tutti questi fagiolini che sono piccoli e carini e li devo assaggiare come sono. Ah, poi teniamo le uova, amore. Ah, allora aspetta. Io avevo già segnato che cosa ci dobbiamo mangiare stasera. Stasera faccio una frittatina con le patate e la cipolla e mangiamo solo quella, poco olio, bella light, e facciamo tipo piatto unico e con qualche crostino vicino, perché ho le uova che si stanno perdendo, no, perdendo, che scadono tra poco. Quindi faccio quello stasera. Il petto di pollo lo faccio, che il petto di pollo, se non mi sbaglio, scade il 6, quindi
C'è tempo, sì, c'è tempo ancora, quindi il petto di pollo lo faccio dopo, mi conviene fare quello perché le uova vanno proprio a male, quindi meglio. E nulla, ragazzi, questo è, ci vediamo dopo, sperando che ci portino presto questo pacco, perché tra l'altro siamo preoccupati, visto e considerato che nel pacco ci sono cose da mangiare. E quindi è il famoso pacco da giù, e quindi speriamo che si muovano. E nulla, ci vediamo dopo. Allora amici, eccoci qui, questo è il nostro pranzo, la scarola con i fagioli, questi qua che sono sfiziosissimi, però vi dico la verità, ve li consiglio. Allora, il problema è che ci vogliono tantissimo per cuocere, ma come tutte le cose, tutti i legumi secchi, però crescono tanto come quantità. E vi devo dire che hanno un ottimo sapore, e secondo me con la scarola sono proprio la morte loro. E adesso magari ce ne andiamo pure a mangiare, perché io ho fame. Buon appetito, amici, sono arrivati in forze. C'è il santo subito che sta aprendo, vai santo subito, ciacca qua, ciacca qua, ottimo. No, io non ho parole. Allora, vediamo. No, pure l'uovo. Che bello. Mamma mia. Allora, no, raga. Cioè. No, non ho parole. No, raga, voi non potete capire. Allora, prima cosa, guardate qua. Pizza con l'erba. E la pizza, come si dice? La pizza ghiena, sarebbe. Cioè, vabbè, raga. Poi hanno mandato ancora questa panna e cioccolato, il tarallo con lo zucchero. No, non ho parole, raga, non ho proprio parole. Poi fammi vedere ancora qui cosa c'è. Mi hanno mandato l'uovo, devo ringraziare tua mamma. Aia, aia, qua che sei, armamentario pesante. Ancora un altro di questo, madonna mia, cioè. Poi la pizza piena, la pizza piena, eccola qua, è lei, amici, guardate qua, rendiamoci conto, pizza piena, no raga, pesa quanto a me sta cosa. E l'uovo, anche se si è, vabbè, non fa niente, ma un uovo bellissimo. E ancora, no vabbè raga, ci rendiamo conto? Qua mo mangiamo da mo fino a pure a boost, sì. La boost per il compleanno di santo subito. No vabbè raga, bellissimo. Cioè raga, voi non potete capire, questa è la pizza con l'erba, il casatiello, questo qua, questi che sono dei biscotti tipici con la glassa delle parti nostre, diciamo, e purtroppo un po' maltrattatina la pastiera, perché purtroppo dentro al pacco se è fatta così. No raga, ma io cioè posso morire felice, più l'uovo. No raga, non ho parole, amici, focalizzami, lo so che non è una bella visione, però grazie amici, siamo ritornati. Allora, vi abbiamo fatto vedere il pacco da giù, la meraviglia delle meraviglie che ci è arrivata oggi. E siamo felicissimi. Ovviamente sarebbe stato meglio non aver pranzato, meno male che a pranzo abbiamo mangiato solo la verdura e quei fagioli, nemmeno tutta, perché quando è arrivato il pacco, ovviamente che facevi? Cioè, nel senso, non l'assaggiavi. Mo ci siamo andati a fare giusto un'altra piccola camminata qua nel quartiere, perché raga, ci voleva. E mo invece ci rilassiamo un attimo, io ho pulito la cucina, ho fatto tutto quello che dovevo fare, però vi volevo salutare perché penso che questo vlog finisce qua. E io appunto spero, sto cercando di fare vlog in una maniera un pochino più, come si dice, assidua, così che ci facciamo compagnia, perché mi rendo conto che il periodo è particolare. È particolare pure per noi, ma in questi giorni noi siamo in ferie a casa, quindi insomma almeno condividiamo un po' con voi che cosa facciamo, ma è una routine molto, come posso dire, abitudinaria, perché che possiamo mai fare in casa. Però ragazzi, almeno ci facciamo compagnia così,
Nulla, vi mando un bacione, spero che insomma vi abbia fatto piacere vederci. Scrivetemi sotto, che mi devono scrivere sotto? Scrivetemi sotto qualche cosa. Che cosa mangiate a pranzo? No, me l'hanno già scritto. Vabbè, comunque commentate, insomma, fatevi sentire, che a me fa sempre piacere leggervi e poi mi date sempre dei consigli ottimi. E nulla, regà, basta, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!